A parte che abbiamo anche lavorato un periodo insieme. insieme, sei l'unica donna che ha fatto quei lavori da uomo. Esatto. Vabbè, io a Chiara voglio tanto bene, lei lo sa. Arturo è mio figlio, il più piccolo, e i primi giorni mi diceva: ma l'altalena? No, Arturo, l'altalena è chiusa. Ma l'asilo? L'asilo è chiuso, no? E allora un giorno gli ho detto: ma Arturo, però tu sei fortunato, perché tu c'hai i campi. E allora lui, che sempre I ripete, campi, lui lo no, capisce. i campi, perché noi andavamo a fare le passeggiate e così via, no? E allora un giorno mi dice: ma Ilias, che è un suo amico, ha i campi? No, Artu, lui è al settimo piano, lui non ha i campi. E Isra ha i campi? No, Isra non ha i campi. Allora mi guarda un po', poi guarda su e dice: ma la luna ce li ha i campi? E gli ho detto: sì, la luna, campi sterminati. La quarantena per me è stata entrare in una fiaba, perché la fiaba è un genere che è sempre considerato un genere per bambini, o comunque un genere che va bene fino ad una certa età, ma invece secondo me è proprio la vita è la fiaba, perché c'è questo c'era una volta che ovviamente rappresenta un tempo fatto di felicità, forse di qualcosa di tranquillo, e poi quel c'era una volta viene rotto dalla necessità di un viaggio. Sono sempre stata una lettrice e in questo periodo però con i vari traslochi non Ho avevo capito il tanti libri, registro. non avevo tanti libri, avevo lasciato fuori dei libri che dicevo sì, questi me li rileggo in questo periodo. Il libro che io tengo sempre quasi sul comodino ed è un libro che io vado sempre a rivedere o a rileggere è Il diario di Ethylle Esum. Di cui un po' di tempo fa mi sono ripresa l'edizione integrale che non avevo mai letto, e quindi ho letto l'edizione integrale di Ethylle. È un'amica, Ethylle, l'ho conosciuta veramente approfonditamente, la conosco benissimo, è una persona che mi fa anche abbastanza incazzare, nel senso che come tutte quelle che riescono, cioè hanno comunque, c'è qualcosa di cui va in cerca e lei finalmente trova. E io invece in questa quarantena mi sono sentita molto come quando leggevo Ethylle Esum a 28 anni. Dai 28 ai 43 non è cambiato un cazzo fondamentalmente, sono sempre rimasta abbastanza ferma, non c'è stata, non mi sono sentita crescere, ecco. Però l'ho letto ed è stato stupendo leggere Ethylle Esum perché il diario integrale ti dà una visione completamente diversa, nel senso che senti molto di più la fatica di questo percorso, di questo, per esempio, innamoramento per Speer, è proprio faticoso anche non andare a letto con Speer, no? E poi c'è questa cavalcata finale, poco prima di entrare nel campo di concentramento, in cui lei scrive tantissimo. Penso due o tre diari sono soltanto dell'ultimo mese, e c'è una comprensione, un dare senso al reale che è veramente mi colpisce ogni volta. Vorrei cominciare a leggervi una cosa che io. Lettera a un giovane poeta l'ho letto quando avevo 17 anni, l'ho riletto adesso e mi sono sempre fermata nello stesso punto. È come dire, vedi, non è cambiato niente da quando avevo neanche 17 anni. Rilke è un personaggio strabiliante, secondo me, soprattutto il suo concetto di Dio, sulle sue idee di un Dio futuro. Una delle frasi che più mi ha colpito è: anche se noi non vogliamo, Dio matura, no? Ed a un certo punto, scrivendo a questo ragazzo, dice: noi non abbiamo alcuna ragione di diffidare del nostro mondo, che non è esso contro di noi. E se ha terrori, sono nostri terrori. Se ha abissi, appartengono a noi questi abissi. Se vi sono pericoli, dobbiamo tentare di amarli. E se solo indirizziamo la nostra vita secondo quel principio che ci consiglia di attenerci sempre al difficile, quello che ora ci appare ancora la cosa più estranea ci diventerà la più fida e fedele.
Come possiamo dimenticarci di quegli antichi miti che stanno alle origini di tutti i popoli? I miti dei draghi, che si tramutano nel momento supremo in principesse. Sono forse tutti i draghi della nostra vita principesse, che attendono solo di vederci un giorno belli e coraggiosi. Forse ogni terrore è nel fondo ultimo l'inermità che vuole aiuto da noi. E questa è una... Veramente a 17 anni l'ho scritta sul mio diario e in questo periodo sono ritornata ancora a questo pensiero. Durante questa quarantena ho riletto Manzoni. E c'è un bellissimo capitolo del Manzoni che è il... Un esordiente, esatto, che è il 17° capitolo in cui Renzo, dopo essere stato a Milano, aver fatto i moti ed essere stato considerato un sedizioso, deve scappare e cerca di scappare, quindi di fuggire da Milano e deve raggiungere Bergamo. E quindi il punto di riferimento è l'Adda. Deve raggiungere l'Adda con una paura pazzesca di essere trovato, di essere quindi messo alla forca e quindi gira di notte. E l'Adda oltretutto è il fiume che lui conosce bene perché è il suo fiume. E cammina, cammina. Arrivò dove la campagna coltivata moriva in una sodaglia sparsa di felci e di scope. Gli parve, se non indizio, almeno un certo qual argomento di fiume vicino. E si inoltrò per quella seguendo un sentiero che la attraversava. Fatti pochi passi si fermò ad ascoltare, ma ancora invano. La noia del viaggio veniva cresciuta dalla selvatichezza del luogo, da quel non vedere più né un gelso, né una vite, né altri segni di coltura umana che prima pareva quasi che gli facessero una mezza compagnia. Ciò nonostante andò avanti. E siccome nella sua mente cominciavano a suscitarsi certe immagini, certe apparizioni, lasciate in serbo dalle novelle sentite raccontare da bambino, così per discacciarle o per acquietarle, recitava camminando delle orazioni per i morti. A poco si trovò tra macchie più alte, di pruni, di quercioli, di marruche. Seguitando ad andare avanti e allungando il passo, con più impazienza che voglia, cominciò a vedere tra le macchie qualche albero sparso. E andando ancora, sempre per lo stesso sentiero, s'accorse di entrare in un bosco. Provava un certo ribrezzo ad inoltrarvisi, ma lo vinse e controvoglia andò avanti. Ma più si inoltrava, più il ribrezzo cresceva, più ogni cosa gli dava fastidio. Gli alberi che vedeva in lontananza gli rappresentavano figure strane, deformi, mostruose. L'annoiava l'ombra delle cime leggermente agitate che tremolava sul sentiero illuminato qua e là dalla luna. Lo stesso scrosciar delle foglie secche che calpestava o muoveva camminando aveva per il suo orecchio un non so che d'odioso. Le gambe provavano come una smania, un impulso di corsa e nello stesso tempo pareva che durassero fatica a reggere la persona. Sentiva la brezza notturna batter più rigida e maligna sulla fronte e sulle gote. Se la sentiva scorrere tra i panni e le carni e raggrinzarle e penetrare più acuta nelle ossa rotte dalla stanchezza e spegnervi quell'ultimo rimasuglio di vigore. A un certo punto, quell'orrore indefinito con cui l'animo combatteva da qualche tempo parve che a un tratto lo soverchiasse. Era per perdersi affatto, ma atterrito, più che d'ogni altra cosa, del suo terrore, richiamò al cuore gli antichi spiriti e gli comandò che reggesse. Così rinfrancato un momento, si fermò su due piedi a deliberare e risolveva ad uscire subito di lì per la strada già fatta, d'andar dritto all'ultimo paese per cui era passato, di tornar tra gli uomini e di cercare un ricovero anche all'osteria. E stando così fermo, sospeso il fruscio dei piedi nel fogliame, tutto tacendo di intorno a lui, cominciò a sentire un rumore, un mormorio d'acqua corrente. Sta in orecchi. Ne certo, esclama, è l'Adda! Fu il ritrovamento d'un amico, d'un fratello, d'un salvatore. La stanchezza quasi scomparve, gli tornò il polso, sentì il sangue scorrere libero e tiepido per tutte le vene, sentì crescere la fiducia dei pensieri e svanire in gran parte quell'incertezza e gravità delle cose. E non esitò ad internarsi sempre più nel bosco dietro all'amico rumore. Il racconto di Rilke e poi questo cammina cammina che inizia con il 18° capitolo dei Promessi Sposi è come dire la fiaba che entra in un romanzo storico. La fiaba
Dico che è un genere fondamentale perché non tiene conto del tempo. La vita non è un romanzo, perché il romanzo ha il suo tempo e tu vedi che il personaggio cresce e poi arriva fino ad un certo. Hai proprio la temporalità del personaggio che magari si modifica e così via. Invece, no, la fiaba è il frammento, è più che altro la geografia più che il tempo. È lo spazio che l'uomo deve percorrere, è uno spazio. Fatto di boschi, fatto di foreste, fatto di schiarite, ma racconta appunto un attimo che è l'attimo forse di cambiamento di ogni essere umano, ecco. Quando ho letto il racconto dei Promessi Sposi, ho pensato semplicemente: speriamo di trovare anch'io il mio Adda.